La favola Monticelli continua. La squadra ascolana scrive un'altra pagina memorabile della sua storia. Batte meritatamente, per quanto visto in campo, il Tolentino grazie ad un gol di Cacciatori ed accede alla fase finale dei play-off che mettono in palio la Serie D. Lo fa giocando una partita di spessore, preparata in maniera perfetta da mister Stallone. Non specula sul vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione, lascia al Tolentino l'incombenza di manovrare, ma si getta nel pressing alto per poi rubare palle e ripartire. La chiave di lettura è quella giusta, quella che permette di vincere la partita e proseguire il cammino. Grinta, corsa e spirito di sacrificio, questi tre dogmi che hanno permesso ai biancocelesti di vincere, di battere gli avversari al termine di una partita non spettacolare, ma intensa e vibrante sino alla fine, giocata allo stadio del Duca di Ascoli Piceno. Ai cremisi rimane l'orgoglio di aver disputato un campionato da protagonisti, di aver sempre cercato di imporre il proprio gioco contro chiunque, di aver compiuto un altro passo importante del progetto che vuole la società, quello di puntare tutto sulla valorizzazione dei suoi giovani. Certo che l'annata comunque finisce nel peggiore dei modi. Dopo la delusione di aver mancato in casa la vittoria del campionato contro la Folgore, gli uomini di Clementi escono sconfitti dal Del Duca e dicono addio alla speranza di tornare in quarta serie dopo 6 anni di purgatorio in eccellenza. Rapida occhiata alle formazioni prima di vivere le emozioni salienti della gara. Sceglie il modulo più offensivo possibile Clementi, che passa dal 3-5-2 al 4-3-3. Rispetto all'11 che ha battuto il Vismara cambia un solo interprete. Esce Nicolosi, dentro il recuperato Nardini. Minopoli stringe i denti dell'incontro nonostante sia acciaccato. Pandolfi ancora preferito a Cinotti in attacco. Alcune novità nei padroni di casa rispetto alle indicazioni della vigilia. Il ballottaggio fra Under a centrocampo lo vince Gesù su Traini. Battilana preferito a Grilli nel ruolo di interno del 4-3-3. Dirige Biffi di Treviglio. La prima occasione arriva dopo 2 minuti. Petrucci cerca il taglio di Cacciatori, bravo Carnevali in uscita ad anticipare il centravanti, azione questa da tenere bene a mente e poi capirete il perché. Passano 120 secondi, azione personale di Gesuè che scherza Focante, lo salta e poi mette al centro provvidenziale Menchi che spazza l'area di rigore. Al 12° minuto è ancora Monticelli, invenzione di Alijevic per Gesuè che non ci pensa due volte, porta il pallone sul sinistro ed esplode la conclusione. Grande Carnevali nella respinta in corner. Il Tolentino soffre molto il pressing alto del Monticelli, è impreciso nella manovra sulla propria tre quarti e regala spesso agli avversari palloni invitanti per la ripartenza, come al 18°, quando Pagliari prima perde palla poi impedisce alla cavalcata di Alijevic di avere la sorte sperata. Il giovane classe 99 Cremi si tocca sul più bello il pallone e permette a Carnevali di rinviare. Il canovaccio della partita è chiaro, Tolentino non cambia di una virgola il modo di giocare con il quale è stato protagonista in questa stagione, ma è lento, prevedibile, poco brillante, quindi viene anestetizzato dal furore del Monticelli, bravo a tenere la distanza inalterata fra i reparti, micidiale nelle transizioni e davvero lucido nel mettere in pratica i dettami tattici disegnati da mister Stallone. Solo quando i cremisi superano la prima linea del pressing avversario si rendono pericolosi. Alla mezz'ora Petrucci sgambetta Nardini, lo stesso fantasista cerca il destro a giro, attento Calvaresi. 2 minuti dopo azione di Ruggeri sulla sinistra, assiste al centro, lascia sfilare Pagliari e Pandolfi non trova la porta con il sinistro di prima intenzione. È il momento migliore per gli ospiti che al primo corner in loro favore, al 36° sfiorano il vantaggio. Batte Minopoli, Calvaresi prima esce poi ritorna in porta, Menchi colpisce la sfera ma non inquadra lo specchio. Arriva a 5 giri di orologio dall'intervallo, il gol che cambia la contesa e decide la qualificazione, ed ecco che ricordiamo quanto è accaduto dopo 2 minuti di gioco. L'azione è praticamente identica, Petrucci sulla destra inventa un assist al centro magnifico per Cacciatori, l'attaccante scatta con i tempi giusti fra i due centrali cremisi e con la punta mette in rete. Il Tolentino sbanda, 30 secondi al 45°, Petrucci cavalca ancora sulla fascia in contropiede e poi apre per Rega che in posizione regolare conclude a colpo sicuro. Carnevali compie il miracolo che tiene in vita i suoi. Scorre un solo minuto della ripresa, Nardini perde palla e si innesca il contropiede con Rega che salta Menchi ma conclude alle stelle. Al 10° azione personale di Ruggeri che taglia tutto il campo, il terzino serve Frinconi che di prima crossa ripa libero di staccare, non impensierisce Calvaresi. Il primo tempo si è chiuso con un Tolentino stordito, nella ripresa i cremisi ci provano in ogni modo a rendersi pericolosi ma sbattono contro il muro eretto dal Monticelli che poi è molto bravo nel pressing e nel ripartire in velocità. I minuti passano nella ripresa, il Tolentino ci prova con generosità ma poco costrutto. Monticelli sempre pronto a contrastare, a sacrificarsi e a correre in maniera intelligente, anestetizzando la verve ospite. A 10 dal 90°, ancora Menchi a provare la via della rete per il Tolentino con il colpo di testa in seguito a corner. Pallone alto sopra la traversa. Al 41°, ancora Monticelli pericoloso con Filiaggi, appena entrato in campo. L'attaccante guadagna un calcio di punizione e prova il tiro a giro mancino. Carnevali e il palo dicono di no al raddoppio bianco-azzurro.
nel finale il Tolentino prova l'assalto, assalto che produce un'unica occasione a un minuto dal novantesimo, azione di Ruggeri che imbecca la grande Frinconi, l'esterno non ci pensa due volte, esplode il destro con Calvaresi che salva i suoi deviando in corner. Sul corner successivo appunto dalla bandierina i cremisi protestano per un fallo di mano all'interno dell'area, Biffi di Treviglio opta per l'involontarietà e questa è l'ultima emozione della finale. 4 minuti di recupero non permettono al Tolentino di rendersi pericoloso, il Monticelli può festeggiare da neopromossa l'accesso alla fase nazionale dei playoff per la Serie D. Siamo con mister Nico Stallone, raggiante per una vittoria molto molto importante. Io nel commento ho detto grinta, corsa, spirito di sacrificio uniti ad una preparazione sua dell'incontro perfetta. Era una scelta lei prestare al Tolentino. Grazie, mi fa piacere, sì, e come hai detto tu, oltre alle tante caratteristiche che hanno caratterizzato il cuore dei ragazzi, la generosità, la voglia di avere questo risultato a tutti i costi, che li ripagava di un anno di grandi sacrifici e soprattutto perché era meritato per quello che abbiamo fatto, per, senza scordarci la nostra storia, da dove venivamo, quello che si diceva e quindi dove siamo arrivati. E credo che forse sia stata vincente questa ultima mossa, la mossa tattica con la quale abbiamo fatto la strategia della partita. Hai visto che pur avendo 2 risultati su 3, noi soprattutto in particolare il primo tempo abbiamo cercato di vincere la partita da subito e credo che forse il primo tempo la potevamo chiudere anche diciamo in maniera più rotonda. Un portiere avversario ha fatto delle parate meravigliose, miracolose, poi chiaramente c'è stato il ritorno del Tolentino, parliamo di quella che io reputo la squadra che ha fatto il miglior calcio dell'anno, quindi tanto di rispetto, tanto onore a loro. Abbiamo la nostra vittoria ancora più importanza perché abbiamo battuto un avversario di grande valore, quindi vuol dire tanto onore e vuol dire all'allenatore che stimo tantissimo per l'idea di calcio che è molto simile alla nostra. Però ecco, direi che a parte qualche incursione di Ruggeri sulla sinistra loro che ci ha creato qualche grattacapo sulla quale anche se l'avevamo preparata, però voglio dire una cosa è la teoria a tavolino, una cosa è la pratica, qualche problemino voglio dire effettivamente non siamo riusciti a risolverlo, c'è stata qualche mifchia finale che ci sta nel calcio quando hanno tentato il tutto per tutto, hanno messo Cinotti, Menghi a fare il terzo centravanti, quindi voglio dire palle che nascevano da mifchie, da punizioni e quant'altro, però su palla giocata, su palla ferma credo voglio dire non siamo andati mai in difficoltà su palla gol pulita, cosa che invece noi abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita. E ripeto, forse la scelta di andarli ad attaccare, di non farli di giocare, di ripartire immediatamente alti nella loro metà campo ha giocato. Domanda, adesso si apre un cammino nuovo, una settimana di pausa e poi si parte per l'Umbria. Allora la pausa ci serve perché siamo cotti, siamo arrivati e quindi voglio dire obiettivamente ne avevamo bisogno. I ragazzi, i miei ragazzi meritano veramente un applauso, poi oggi mi hanno ringraziato oltre a darmi una gioia perché la prima volta mi vedono sorridente, perché io sono un pignolo e non sono mai contento, anche la settimana scorsa quando avevamo vinto col Monte Giorgio sono rientrato e ero più arrabbiato di prima. Questo è il mio carattere, purtroppo voglio sempre cercare di far migliorare il mio gruppo e quant'altro. Oggi finalmente dico la verità, come hai detto tu, sono raggiante, sono felice, sono contento. Credo che sia un premio meritato per loro e a questo punto ci siamo, andiamo a affrontare una grande squadra perché come sai nell'Umbria Città di Castello e Todi hanno vinto il campionato senza fare i playoff, il che vuol dire che sono 2 squadre che hanno raggiunto un risultato forte perché sono forti. Il Todi ha vinto con 13 punti di vantaggio, quindi è una squadra che anche questa non la conosciamo, non sappiamo niente. Però noi siamo quelli che hai visto, non sappiamo nasconderci e quest'anno non abbiamo mai subito niente da nessuno, quindi speriamo di non subire niente in Umbria e di continuare a raggiungere questo sogno che veramente sarebbe veramente una piccola Chievo, una piccola Carpi, chiamiamola come vuoi. Quest'anno vuol dire l'annata delle piccole squadre e speriamo di dare continuità a questo sogno che probabilmente a volte sono anche pagine di storia calcistica che fanno bene al nostro calcio, perché sennò sarebbe sempre tutto scritto. Oggi insomma Tolentino Monticelli era un po' nel calcio come la Juventus e l'Ascoli tanti anni fa, come Davide Golia, quindi voglio dire abbiamo segnato una piccola pagina di soddisfazione meritata sul campo e con i sacrifici. Mister Aldo Clementi, partita che vede il Monticelli vincere 1-0, per lei il risultato è quello giusto? Sì, credo che il Monticelli abbia meritato di vincere questa partita. Noi per quanto ci abbiamo provato, per quanto abbiamo cercato di girare la formazione in tanti modi, siamo partiti in un modo, poi abbiamo spostato i giocatori e poi li abbiamo spostati ancora per cercare di essere incisivi, non ci siamo mai riusciti. Avevamo preparato e speravamo di poter fare una partita un po' diversa, questo non ci è stato possibile, non so quanto per demeriti nostri o per meriti degli avversari. Comunque sta di fatto che non siamo stati nel primo tempo mai pericolosi e abbiamo subito un paio di ripartenze loro che sapevamo essere micidiali e poi nel secondo tempo ci abbiamo messo tanto cuore, tanta volontà, credo che a questi ragazzi sicuramente
non si può imputare niente da un punto di vista dell'impegno. Non sono riuscite le cose che speravamo e non siamo riusciti a fare la partita che volevamo, quindi di conseguenza credo che il Monticelli poi sia difeso abbastanza bene, se togliamo la buona palla di Frinconi e qualche mischia nel secondo tempo, una possibilità di un calcio di rigore dalla panchina, però ecco, senza fare nessunissimo tipo di grande polemica, credo che non abbiamo fatto una grande partita. Dispiace perché è l'atto conclusivo di un campionato che ci ha visto protagonisti molte domeniche e quindi proprio sulla chiusura di questi, diciamo, di questi 2 anni, perché sono 2 anni in cui c'è stata una grande crescita da parte di tutti. Io mi sento assolutamente di dover ringraziare tutti quanti.